Un giornale mi aveva incaricato di scattare alcune fotografie di un bosco all'alba. Così pensai di andare in un posto che mi piaceva molto, un belvedere che si trova lungo la strada nella zona dell'Ajusco. Quando arrivai e parcheggiai la macchina, notai un bagliore rosso-arancione che saliva dal precipizio che mi stava di fronte. Il mio primo pensiero fu che poteva trattarsi di un incendio, ma nel momento in cui il guardrail mi permise di vedere la cupola dell'oggetto, capì che ciò che si trovava di fronte a me non era un incendio, ma un oggetto volante non identificato. Appena mi resi conto di questo, afferrai la macchina fotografica e mi dissi: che straordinaria e meravigliosa opportunità di poterlo riprendere. Questa fu la prima cosa che pensai, e quindi appoggiai il mio braccio al volante dell'auto, vi appoggiai la stessa macchina fotografica, poi caricai e scattai. E mentre l'obiettivo si chiudeva, io sapevo che qualcosa si stava impressionando sull'emulsione della pellicola. Riuscii a caricare nuovamente la macchina fotografica, ma in quel momento l'auto ricevette uno scossone. I fari aumentarono la loro luminosità e poi si spensero. Si spense anche il motore e io riuscii a scattare un'altra fotografia dall'interno della macchina, mentre l'oggetto si spostava verso l'alto, aumentando la sua velocità. Después de eso podía seguir viendo el objeto desde el interior del auto, pero ya me era incómodo tomar fotografías. Riuscivo ancora a vederlo dall'interno dell'auto, però mi era difficile scattare fotografie. Così scesi dalla macchina, mi appoggiai alla portiera e al tetto dell'auto e scattai ancora una serie di 12 fotografie. Nei successivi 2 mesi e mezzo tornai nella zona per 30 o 40 volte. Un pomeriggio, mentre stavo percorrendo la strada che circonda l'Ajusco, entrai in un banco di nebbia non molto fitta e cominciò a cadere anche un po' di pioggia. Mentre procedevo lungo il percorso, la nebbia si fece più densa e dovetti accendere le luci della mia auto e anche i tergicristalli, perché la pioggia era aumentata. A quel punto mi dissi: bene, il giorno è molto scuro, sicuramente non si vedrà niente. E quindi continuai a percorrere la strada con più tranquillità. Io mi aspettavo che nel caso in cui si fosse presentato qualcosa, ciò sarebbe stato sul lato destro, dove si trovava il precipizio, ma a un certo punto vidi nel mezzo del bosco una luce gialla. E nel momento in cui vidi questa luce, seppi che l'oggetto si trovava lì, perché questa luce era della stessa tonalità di quella che 2 mesi e mezzo prima avevo visto uscire dal burrone, dal belvedere. Del barranco del mirador. Me estacioné, me bajé del auto. Parcheggiai, scesi dalla mia auto e iniziai a scalare la roccia vulcanica, che è tipica di quel luogo. Mi avvicinai al punto in cui splendeva questa luce gialla e vidi che il campo luminoso, per effetto della nebbia, appariva molto più esteso. Mentre avanzavo, mi accorsi che potevo arrivare molto vicino all'oggetto. A un certo punto mi affacciai dalla roccia e riuscii a vedere l'astronave. Cercai allora di osservare la maggior quantità possibile di dettagli della stessa. Riuscii a vedere che, approssimativamente a circa 7 metri dal centro, dal punto più alto della cupola, si trovava un anello di cavità semisferiche, la cui grandezza variava da alcuni centimetri a 1,5 metri. Tornai a nascondermi dietro una roccia e dissi: che cosa meravigliosa. Purtroppo non avevo la macchina fotografica per poter immortalare l'evento, ma lo potevo fissare nella mia memoria. Così mi dissi:
voglio andare a vedere quello che c'è lì. E con lo stesso miscuglio di sentimenti mi affacciai nuovamente e potei osservare molti più dettagli. Con molta chiarezza potei vedere le parti rosse dell'astronave e alcune parti circolari che sono molto più luminose. E nel momento in cui stavo facendo proprio queste osservazioni, meravigliato per quello che stavo vedendo e con questo groviglio di sentimenti, qualcuno mi toccò la spalla. Nel momento in cui mi sentì toccato, svenni, perché mi vidi scoperto. El haberme sentido descubierto, ¿sí? Cuando recobré el sentido, primero llegó el sentido. Quando mi ripresi, per prima cosa recuperai il senso della vista, poi quello dell'udito, e infine quello dell'olfatto. Llegó a mí el aroma a bosque húmedo. Nel momento in cui percepì l'aroma umido del bosco, immediatamente mi ricordai di quello che avevo visto. Allora mi affacciai nuovamente dalla roccia per vedere se ancora vi era l'oggetto, ma era completamente buio e non c'era più niente. Allora in qualche modo ritornai alla mia auto. Fortunatamente riuscii a arrivarci e nel momento in cui mi sedetti in macchina e accesi le luci, mi resi conto che davanti a me, a circa 10 metri di distanza, si trovava un'auto, una Volkswagen modello Caribe, di colore arancione. Un'auto della marca Volkswagen, del modello Caribe, di colore naranja. Da questa vidi scendere un giovane più o meno della mia età, di circa 21 anni, che mi salutò. Io risposi al saluto e lui si avvicinò alla mia auto. Allora abbassai il finestrino e mi salutò con un amichevole buonasera, a cui io risposi buonasera. Poi disse, se vuoi sapere cosa hai vissuto oggi, ti aspetto domani a mezzogiorno, alla biforcazione della strada per Ajusco, e lì ti spiegherò quello che ti è capitato stasera. La notte mi sembrò eterna. Non vedevo l'ora che arrivasse mezzogiorno del giorno successivo. E infine, quando vidi avvicinarsi il mezzogiorno, montai sulla mia macchina e mi diressi verso il luogo nel quale mi era stato dato l'appuntamento. Quando arrivai, per me fu una sorpresa trovarlo circondato da circa 20 bambini. E fu anche una sorpresa che lui stesse parlando con loro e il tipo di argomento che stava esponendo. In una mano teneva un grillo e nell'altra aveva vegetazione del posto. Stava spiegando l'interazione che c'è tra tutte le manifestazioni di vita, tra questo insetto e la vegetazione. Diceva che dobbiamo tenere in considerazione che questa interazione è quella che ha permesso a questo pianeta di sostenere la vita e che ci sarà sino a quando la vita continuerà a manifestarsi. Nel momento in cui si rese conto che io ero lì, posò quello che aveva nelle mani, diede 3 palloni ai bambini e lasciò che si mettessero a giocare. Mi chiese di sedermi vicino a lui. Lo feci. Ci salutammo e io sentii una grande fiducia. Mi disse, sicuramente vorrai sapere quello che hai vissuto ieri, però questo è qualcosa che ricorderai poco a poco, perché se tu ricordassi tutto di colpo, sarebbe un vero shock per te. Nel momento in cui avrai ricordato tutto, saprai dove venire a cercarmi. Negli anni seguenti, Diaz, che ora vive nella valle di Tepoztlán, a sud di Città del Messico, continuò ad avere contatti con questi esseri e riuscì a scattare altre spettacolari foto delle astronavi di luce. Ma il tempo non era ancora maturo per farle conoscere all'opinione pubblica e così tenne tutto per sé senza parlarne con nessuno. A partire
partir de ese día. But what he can tell you is that from this day on, he contado. A partire da quel giorno è iniziata una meravigliosa amicizia con questi esseri. Con estos seres. He has been having this great friendship with these beings. Un'amicizia che secondo me merita tutto il mio rispetto e amore. Per quello che mi ha mostrato di questo meraviglioso luogo che è il pianeta Terra. Un luogo che, come mi hanno detto loro, è una vera oasi nello spazio. 10 anni dopo si oscurò il sole sopra il Messico. Durante l'eclissi solare dell'11 luglio 1991, migliaia di testimoni videro misteriosi oggetti volanti nel cielo. E un uomo, il famoso conduttore televisivo Jaime Maussan, iniziò la più grande ricerca della sua vita. Abbiamo avuto numerosi avvistamenti sopra il Messico nel giorno dell'eclissi totale di sole. Un'eclissi che secondo il ciclo Saros si presenta ogni 676 anni. Nella storia del Messico le eclissi solari giocano sempre un ruolo importante. Questo però non lo sapevamo fino a quel periodo. Ciò che però la gente sapeva era che si doveva verificare un avvenimento astronomico straordinario. Uscirono con le loro telecamere e almeno 15 persone furono in grado a Città del Messico di filmare non solo l'eclisse, ma anche un UFO che sorvolava la capitale. Da quel momento in poi ho ricevuto video inviati da persone di tutto il Messico, finora più di 1500. In un antico codice Maya, il codice Dresda, troviamo una tabella con il calcolo preventivo dell'eclisse solare. Gli antichi Maya già da migliaia di anni sapevano che l'11 luglio del 1991 si sarebbe verificato un'eclisse di sole. Loro collegarono a questa eclisse una profezia. Profetizzarono che con essa sarebbe iniziato un grande cambiamento in Messico e nel mondo intero. Dissero anche che questa eclisse avrebbe annunciato il ritorno alle origini, alle culture indigene. Venne chiamata anche il Sole di Quetzalcoatl, o il Sesto Sole. Gli Aztechi erano i figli del quinto sole, noi siamo i figli del sesto sole, e con il sesto sole arriverà il nuovo ordinamento e noi incontreremo i signori delle stelle. Mostrai i video dell'eclisse solare in televisione e spiegai come li avevamo studiati e analizzati con il computer. Il 31 ottobre mi cercò Carlos Diaz e mi disse: Jaime, io non ho visto il tuo programma, ma molte persone mi hanno raccontato che tu hai esaminato il loro materiale. Vorresti forse analizzare anche queste foto? E poi mi mostrò 4 delle migliori foto di UFO che io avessi mai visto. Gli chiesi dove le hai fatte e lui mi raccontò la sua storia. Così è cominciato tutto. Il primo dicembre, esattamente un mese dopo, mi chiese se potevo prestargli una videocamera. Gliene diedi una e con questa videocamera girò almeno 6 video che abbiamo e che sono straordinari. Inoltre scattò altre foto. Pensai che si trattasse di uno dei casi più impressionanti della storia. Provai di nuovo quella sensazione alla bocca dello stomaco che mi svegliò. Quindi mi alzai, uscii in giardino e aspettai per vedere da quale parte di Tepoztlán si sarebbe presentata l'astronave. Nel primo video si vede la nave a nord di Tepoztlán.
L'oggetto si presenta molto basso, molto vicino al paese. La luce viene a mancare completamente nell'abitato. Nel primo film che ho realizzato si può vedere un'inquadratura panoramica, dove sono visibili dei punti di riferimento come la casa e l'oggetto nella parte alta, i movimenti dell'oggetto stesso e poi come scompare. Quella stessa notte salì sulla terrazza della casa perché continuavo ad avere la sensazione che l'oggetto si sarebbe presentato nuovamente da qualche parte sopra Tepoztlán. Nel secondo video l'oggetto si vede molto più da vicino ed è proveniente dalla direzione di Santiago Tepetlapa. Era il secondo video che realizzavo il 3 dicembre del 1991. Per il secondo video mi fu chiesto di utilizzare il cavalletto per poter valutare i movimenti reali dell'oggetto. La sensazione nuovamente mi svegliò e quando uscii in giardino e guardai verso il cielo, mi resi conto che l'oggetto si trovava già lì. Era tale la mia emozione che non mi diede la possibilità di estendere le gambe del cavalletto. L'unica cosa che riuscii a fare fu di aprirlo e, stando accovacciato, gli unici movimenti che potevo realizzare erano quelli di zoomare avanti e indietro con la telecamera. Nel filmato potete vedere i vari movimenti che fa l'oggetto, i diversi cambi di intensità luminosa, così come si può notare la pulsazione nel suo centro. Sono veramente contento, perché è il primo filmato dove riprendo l'oggetto riuscendo a occupare tutto il campo visivo della telecamera. Successivamente, Jaime Maussan mi disse che sarebbe stato opportuno che io comparissi nella scena assieme all'oggetto, per poter dimostrare che non si trattava di un modellino, ma che in realtà si trattava di un oggetto di grandi dimensioni. Io gli risposi che era possibile realizzare questa ripresa. Quindi arrivò la notte, e nuovamente la sensazione mi svegliò. Mi avvicinai alla finestra della cucina e nel momento che l'aprii
vidi comparire questo oggetto per due volte. Pensai allora che sarebbe stata una buona soluzione collocare lì il cavalletto, con la telecamera in funzione, uscire di casa e camminare nel campo che si trovava di fianco. Lo feci e fortunatamente l'oggetto comparve per alcuni minuti. Si può osservare chiaramente come mi illumino. Si può ascoltare la voce di una persona che lo ha visto e che gridò: Gulmaro, Gulmaro, corri, vieni! E anche le luci dei veicoli che transitano per la strada Città del Messico, Cuautla. E successivamente, come l'oggetto è scomparso. No estoy hablando aquí con la cámara. Voy a quitar. Pero traigo el tripié, ayúdame, May. Con el tripié no puedo. Pues la toma, sí. Successivamente, Jaime Maussan commissionò le prime analisi scientifiche al materiale di Carlos Diaz. Gli studi furono condotti dal professor Victor Quesada, che insegnava informatica all'Istituto Politecnico dell'Università di Città del Messico, Gruppo Sol. Fino ad oggi non ho trovato elementi che possano squalificare il caso. Perciò, secondo la mia opinione, esso è autentico. Ho suddiviso le mie indagini in due parti. Le analisi di laboratorio e le analisi sul campo. Le analisi di laboratorio a loro volta si suddividono in due parti, l'analisi del video e l'analisi delle foto. In laboratorio le riprese furono analizzate sia in movimento che in fermo immagine. All'interno di queste prove eseguimmo cambi di risoluzione, scomposizione delle immagini, cambi al negativo, emulazioni all'ultravioletto e all'infrarosso e cambi sugli spettri della luce. Noi accertammo, grazie ad una serie di test, che le astronavi di luce erano composte da una specie di plasma, lo stesso tipo di plasma che troviamo nelle cellule biologiche. Questo significava che avevamo a che fare con un'astronave vivente, qualcosa che appena potevamo immaginare.
Abbiamo identificato due tipologie principali di oggetti. I più piccoli, il cui diametro varia dai 12 ai 15 metri, e gli altri, con un diametro di più di 40 metri. Quesada era così impressionato dal materiale che nel 1993 decise di condurre uno studio direttamente sul campo. Insieme a 10 professori della sua università e a 20 studenti, organizzò diverse postazioni di osservazione sulle montagne intorno alla valle di Tepoztlan. Con grande soddisfazione riuscirono ad avvistare e filmare i misteriosi oggetti di luce. Sì, sto gravando. Non so perché, però credo che metto la luce della camera. Un'esperienza molto forte. I miei studenti fecero un'esperienza abbastanza forte. Perché si avvicinò loro un oggetto e alcuni gridando scapparono verso il burrone. Una vera scena di panico accaduta in uno degli accampamenti. Una prova migliore non si potrebbe pretendere. Il primo europeo che venne a sapere del caso di Carlos Diaz fu lo stigmatizzato italiano Giorgio Bongiovanni. Quest'uomo, durante un'apparizione della Vergine avvenuta a Fatima in Portogallo, ricevette le stimmate di Cristo. È convinto dell'esistenza di esseri di luce e ha visto diverse volte oggetti volanti luminosi durante le sue visioni. Nonostante interpretasse le cose diversamente da Bongiovanni, Diaz, cattolico credente, gli permise di mostrare il suo materiale in Europa. Lo storico, antropologo culturale e studioso di UFO, Michael Heseman, venne a sapere da Bongiovanni del caso Diaz e decise di sottoporlo ad un'analisi indipendente. Quando visitò Tepoztlan per la prima volta, nel giugno del 1994, era sicuro che, se tutto corrispondeva a verità, avrebbe trovato altri testimoni che dovevano aver visto questi grandi oggetti luminosi sopra la città. Gli stessi che Diaz aveva filmato e fotografato. Tepoztlan si trova in una valle sacra agli Aztechi, una delle più grandi civiltà dell'epoca precolombiana. Le sue gigantesche formazioni rocciose sono monumenti di una cultura antidiluviana di giganti e fungono da antenne per l'energia cosmica. Accanto, su una cresta della montagna, gli Aztechi edificarono una piramide che fu chiamata Teocalli, cioè casa dell'energia. Si dice che l'imperatore azteco Moctezuma veniva qui per meditare sulle sue campagne militari e per trovare pace. Accanto al tempio si trova un disco roccioso, simile ad una grande astronave di pietra. Molti pensano che si tratti di un simbolo di coloro che qui si incontravano con sacerdoti e sciamani. Alla sua destra troviamo il Cerro de la Luz, la montagna della luce. Da tempi immemorabili, così dicono gli indigeni, escono dalle sue gole misteriose luci che sorvolano la valle, a volte in direzione del possente vulcano Popocatépetl, che si erge ad est. Nell'antico monastero di Tepoztlan, che si trova vicino alla chiesa principale della città, dedicata a Santa Maria Natividad e costruita nell'anno 1530, troviamo diverse rappresentazioni che mostrano strani oggetti rotondi nel cielo. Sotto la cupola del chiostro vi sono dipinte queste figure di colore arancione e rosso. È un caso che somiglino così tanto alle astronavi di luce che Carlos Diaz ha fotografato e filmato? Vicino si trova la località di Amatlan, dove, secondo una leggenda azteca, Quetzalcoatl, il serpente piumato, l'eroe mitologico fondatore della cultura messicana, scese dal cielo sulla terra
visse e ammaestrò il suo popolo. Tutto questo fa di Tepoztlan un luogo magico, una porta spalancata verso il cosmo e probabilmente una via verso un'altra dimensione. Qui, dove un tempo gli uomini, secondo il pensiero degli antichi, comunicavano con gli dei, un uomo viene contattato da esseri di luce, visitatori provenienti da un mondo lontano o forse da un universo parallelo. In che modo si verificano i contatti? In che forma succedono i contatti? A me hay una sensación. Sento una sensazione qui, al plesso solare. There is a sensation concentrated in the plexus, in the solar plexus of his body. Es una sensación. La stessa sensazione che si sente quando si è fortemente innamorati. Questa sensazione mi sveglia a volte nel cuore della notte. Allora so che devo vivere un altro incontro. Ciò che di questa esperienza mi piace molto è che la comunicazione fra me e loro è come la comunicazione che stiamo avendo io e te in questo momento. Quindi è un contatto fisico, li può toccare. Puramente fisico. Lo puoi toccare. Li posso toccare. E in certe occasioni loro si presentano con un corpo di pura luce. Io ho visto soltanto una volta gli UFO che Carlos ha fotografato e filmato. Accadde alcuni anni fa, forse 5 anni fa. Quando rientrò a casa, Carlos mi chiamò, io uscì e me la mostrò. Vidi la stessa nave, solo che i colori non erano giallo e rosso, ma era completamente arancione. Però era la stessa astronave e sorvolava la parte sud di Tepoztlan. Il primo passo delle indagini di Eseman fu quello di scoprire se c'erano testimoni indipendenti, se altri avevano visto ciò che Diaz aveva filmato e fotografato così da vicino sopra la loro città. Cominciò ad intervistare le persone per le strade e nei campi. Il risultato di questa inchiesta convinse i ricercatori che stava succedendo qualcosa di strano. Più della metà dei tepostechi, gli abitanti di Tepoztlan, raccontarono di aver visto loro stessi le astronavi di luce color arancione e rosso. Lo vedo uscire da quella parte alle 5 di mattina, l'ora in cui io vengo al lavoro, e va a nascondersi da quella parte. Poi alle 7 di sera compare nuovamente, si ferma qua sopra e poi se ne va da quella parte. È rotondo, a forma di piatto, ed ha una cupola e delle incisioni intorno. Uscivo di casa per andare a prendere mia figlia dalla scuola. Salì le scale e guardai verso il cielo. E nella direzione dei monti ho visto una luce così, grande. Sembrava girare in questo modo e al centro si muoveva qualcosa che emanava luci di vari colori. Si muoveva e noi osservavamo le dimensioni di questa cosa così strana. Io calcolo che fosse più grande di un autobus o di un camion, di quelli che trasportano il gas.
de esos que transportan gas como salchicha. Era mucho más grande, tal vez tres tantos de grande. Era molto più grande, circa tre volte più grande. Era una luz muy intensa. Era una luce molto intensa, con colori che variavano dall'azzurro al rosso all'arancio. Ma la cosa più sorprendente era che non faceva rumore. Una volta ho visto uno strano oggetto. Stavo facendo allenamento sul Cerro della Luz. Aveva esattamente la forma e i colori della foto. Era rotondo, era fatto di luce gialla e rossa. Ho visto questi oggetti diverse volte sopra le rocce e le montagne. Una volta in questa direzione, un'altra volta là, una terza volta sopra il Semazin. Identico a questo oggetto? Sì, identico. Sì, sono identici. Hanno queste luci rosse e gialle. E quando appaiono, improvvisamente tutti i cani cominciano ad ululare e abbaiare. Nel mero cerro del Tepozteco, non è il Tepozteco. Mira, stanno salendo varias, stanno venendo. Aquí está. Ahí está muy fuertísima. Es una bola y ahí está la luz. Es el mismo lugar la luz. Yo veo una bola impresionante con esto, ¿eh? No, es una lucecita. No, pero aquí se ve una bola. Estoy grabando. Ahí está arriba. Otras dos, pero grueso. Ahí hay varias. Sí. Me voy a salir un poco de zoom porque son demasiadas luces. Il più grosso aeroporto del Centro America è l'aeroporto internazionale Benito Juárez di Città del Messico. I suoi controllori di volo ricevono i dati radar da un intero reticolo di stazioni che coprono l'intero territorio del Messico, inclusa la Sacra Valle di Tepoztlán. Heseman decide di condurre le sue indagini anche in questo ambito. I controllori confermano che effettivamente il loro radar localizza oggetti volanti non identificati sopra il territorio di Tepoztlán e sulla vicina città di Cuernavaca. Abbiamo localizzato questi oggetti diverse volte in questo territorio vicino al vulcano. Ad Atlixco e Cuernavaca erano lì. A circa 60-70 km a sud dell'aeroporto. A volte abbiamo attività in questa zona. Questa è la zona di Tepoztlán. Sì, è molto vicino a Tepoztlán. Abbiamo una grossa attività in questa zona, come in altre, fuori da Città del Messico. Ecco, questo è ciò che vediamo. Ora è scomparso. Arrivano e vanno. Non abbiamo nessuna spiegazione per questi eco. La loro velocità è assolutamente incredibile. E quale? Questo è un altro, giusto? Sì, eccone un altro. Quale condotta di volo manifestano? Guardi questo vettore. Questo oggetto volante ha percorso questa distanza in 2 minuti. Arrive to here, so we're talking about. Oh shoot! See, he was explaining like this. Sono 21,23 km in 2 minuti.
Reisemann non aveva dubbi sulla presenza di questi velivoli, perché nel febbraio del 1996 anche lui li aveva visti. Stavo tornando da Tepoztlán a Città del Messico con un taxi, quando all'altezza della Cusco ho visto una luce arancione che fluttuava sopra la città. Immediatamente ho detto all'autista di fermarsi. Sono sceso dall'auto, ho afferrato la mia telecamera e ho cominciato a filmarlo per alcuni secondi. Poi è sparito improvvisamente. Ero scioccato ed eccitato. L'ha visto anche il mio autista. Sì! Reisemann non è stato l'unico ricercatore a recarsi a Tepoztlán per investigare questo caso e che ha visto gli oggetti. Quando sono venuto a Tepoztlán, ero con Guido Ferrari della televisione italo-svizzera, perché Ferrari stava producendo un documentario sugli UFO. E avevamo deciso per questo di intervistare Carlos Diaz. Siamo andati anche a Tepoztlán, dove abbiamo incontrato Carlos nella sua casa. Siamo arrivati di sera, abbiamo parcheggiato l'auto e abbiamo proseguito a piedi sulla strada verso casa sua. Quando sopra il tetto della sua casa, naturalmente, secondo la nostra prospettiva, ho visto un punto di luce, appena più grande di una stella. Ho notato che si muoveva in maniera irregolare, quindi ho chiesto a Guido di che cosa si trattasse. Ferrari guardò e disse soltanto: oh mio Dio, vedi anche tu quello che vedo io? Are you seeing what I'm seeing? Yes, it is. And so, the same time. Sì, quindi abbiamo gridato nello stesso istante: le telecamere! And we ran to the car in order to open it and to put outside. Siamo corsi in macchina, volevamo estrarre le telecamere dalle custodie, ma l'oggetto era scomparso improvvisamente. Era il dicembre del 1995. Io mi trovavo da Carlos Diaz con Roberto Pinotti e Daniel Nunez. Era sera, erano le 20, era notte, c'erano molte stelle nel cielo e improvvisamente una stella ha cominciato a muoversi. E questo era naturalmente qualcosa di strano che abbiamo guardato con la bocca aperta. Poi è scesa giù e si muoveva, una volta a sinistra, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra, come un pendolo, ma non in modo simmetrico. E poi è sparita. Anche Shirley MacLaine, la famosa attrice di Hollywood, ha sentito del caso e si è decisa ad andare a Tepoztlán per conoscere personalmente Carlos Diaz. Con lei c'erano i suoi amici, un influente politico australiano e il ricercatore UFO Alex Chionetti, un suo amico che fungeva anche da traduttore. Stavamo percorrendo l'autostrada in direzione di Tepoztlán, sull'autostrada che collega Cocoyoc con Tepoztlán. Quando all'improvviso abbiamo visto, alto nel cielo, questo oggetto ovale di colore arancione, che non avevamo mai visto prima. Noi quattro dentro l'auto eravamo esterrefatti. Improvvisamente l'oggetto ha cominciato a rimpicciolirsi. Si è ritirato fino a diventare una piccola sfera bianca. Poi è scomparso, improvvisamente. Come una vecchia televisione che si spegne. Mi ha ricordato questo. Eravamo scioccati. Il passo successivo di Reisemann è stato una ricerca di tipo psicologico sul testimone principale e la sua famiglia.
Quindi, nel febbraio del 1996, ha invitato a Tepoztlán uno dei più stimati psichiatri del mondo, il professor John Mack della rinomata Università di Harvard. Vincitore del premio Pulitzer per la biografia di Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabia, Mack è noto per aver messo in subbuglio il mondo accademico con il suo aperto interessamento verso il fenomeno ufologico dei rapimenti. Descrive la sua esperienza dall'inizio. Avverto questa sensazione all'altezza del plesso solare. È una sensazione di amore che mi risveglia. Qual è stata la più bella, la più straordinaria, la più wow delle volte che hai visto gli UFO? Eseguiva movimenti oscillanti. La parte superiore era dorata, quella inferiore argentata. Cosa hai pensato quando l'hai visto? Niente. Da dove pensi che vengano? Non lo so. Cosa pensi tu? Dallo spazio? Però uno che più ti ha impressionato? Sono stati tutti emozionanti. Quando è venuto il gruppo Sol e si sono accampati qui. Quella volta stavamo osservando le montagne che si trovano da quella parte e, improvvisamente, uno degli investigatori ha detto: guardate, cos'è quello che sta passando di là? Un investigatore dijo: miren que es eso lo que vaya, iba pasando una luz. Stava passando una luce di color arancione e allo stesso tempo stava passando da questo lato una luce che si muoveva come un elettrocardiogramma. E quasi allo stesso tempo è comparsa una luce da una parete del serro. Una luce molto intensa, che salì così e si fermò, mentre passavano i due altri dischi arancioni, che si trovavano da questa parte e da questa. Poi questo si fece più piccolo e cominciò ad abbassarsi lentamente, sino ad arrivare nello stesso punto da dove era partito. Si fermò un po' e dopo si spense. Sono molto importanti come testimoni per la qualità, la veridicità, la sincerità e la genuinità del loro padre come uomo. Questa è stata una testimonianza molto forte che hanno reso. Se si osservano questi ragazzi e il rapporto con il loro padre, è impensabile pensare che siano i figli di un uomo che mente. Per oltre due giorni il professor Mack ha intervistato approfonditamente Carlos Diaz, sua moglie Margarita, i suoi figli Carlito e Alejandro e dozzine di abitanti di Tepoztlán, prima di giungere a una propria valutazione del caso. Having spent two
Ho trascorso 2 giorni e mezzo con lui e la sua famiglia e penso che sia un testimone credibile. Si considera egli stesso come un testimone, non vuole essere indicato come un contattato o un rapito, lui è un testimone. Non ho trovato in lui qualcosa che mi faccia pensare che abbia inventato la storia o che abbia manipolato le foto o i video. Mi sembra essere ciò che egli afferma di essere, un uomo con un'esperienza particolare. Che cosa l'ha colpita maggiormente durante questi 3 giorni? Cosa l'ha convinta che il caso è autentico? Prima di tutto aver passato il tempo con lui e la sua famiglia. Aver conosciuto Margherita e i suoi ragazzi. Penso che quest'uomo non sia in grado di orchestrare un imbroglio di queste dimensioni, cosa di cui lo hanno accusato. Non sono competente per poter valutare l'aspetto tecnico, ma lui non mi sembra uno che sia incline, che sia motivato a fare qualcosa del genere. Non sembra volersi approfittare come generalmente accade. Non sembra essere molto portato per curare i suoi interessi finanziari. È povero. Hanno costruito la loro casa di 2 stanze con il materiale che avevano. È straordinariamente generoso con il materiale. Ha una fiducia quasi ingenua quando parla della sua verità con gli altri. Sembra un sincero e premuroso padre di famiglia, non uno che mente, inganna e falsifica. Sarebbe impensabile, secondo me. Questa è esattamente l'impressione che hanno di Carlos Diaz i suoi vicini e concittadini, come ci ha confermato l'ex sindaco di Tepoztlán. Io e tutti noi qui crediamo alla storia di Carlos Diaz. È un uomo molto buono, prende il suo lavoro molto onestamente e io penso che lo faccia bene. Qualcuno ha mai visto Carlos con modellini o lampade o l'ha mai visto falsificare il suo materiale? No, non credo a niente del genere. Questo è completamente impossibile. Nessuno ha mai visto niente del genere e noi stessi abbiamo visto lo stesso oggetto diverse volte. Confermiamo che questo tipo di apparati esiste davvero. In questi ultimi 18 anni, in cui Carlos ha avuto i suoi contatti e ha realizzato foto e filmati, io non ho mai visto niente che mi faccia pensare che abbia falsificato qualcosa. Cosa l'ha convinta maggiormente che il caso Carlos Diaz è reale? Lui stesso è un uomo così semplice, così cordiale, un uomo onesto, un buon amico ed è anche un bravissimo padre, molto amorevole e premuroso, molto modesto. Non ha una lira per organizzare un imbroglio di questo tipo. A parte tutto il resto, ci vorrebbero un sacco di soldi per architettare un inganno simile. Non ha nemmeno i soldi per il domani e non si interessa affatto ai soldi. Porta avanti il suo compito, vuole solo dire alla gente che la Terra, il nostro pianeta, sta morendo. Our planet is dying.